che ha anche un suo significato, un suo spessore. La prima tappa è in alto a destra, alla ricerca del toro. C'è un giovane che è simbolo, un giovane diciamo bovaro, che si mette alla ricerca di un toro che ha perduto. Il toro è un po' il simbolo, come nel mondo ebraico-palestinese erano le pecore, in Cina e in Giappone sono i bovini che arano i campi e che appunto possono fornire carne. Quindi è un animale fondamentale per il sostentamento ed è il simbolo del risveglio. Inizialmente, quindi, c'è una molla che ci fa mettere in marcia. Cerchiamo di seguire, di recuperare questo toro che si è smarrito. La seconda tappa. Scopriamo, il discepolo, in questo caso il bovaro, scopre le tracce del toro. All'inizio è smarrito, cioè si muove un po' a tentoni, non si sa bene come mettersi in cerca del toro. Ma la seconda tappa già mostra un progresso. Ci sono delle tracce che possiamo seguire. Abbiamo visto delle possibilità di avvicinamento all'obiettivo della nostra ricerca e quindi anche il nostro passo inizia a farsi più lesto perché abbiamo una direzione da seguire. La terza tappa ci mostra il giovane bovaro che vede, scorge, percepisce il toro. Lo vede non nell'interezza, lo vede da lontano, ne vede la coda, ne vede il sedere, vede gli zoccoli, però non vede più solo le tracce. Vede finalmente la figura sensibile del toro. E alla quarta tappa lo agguanta. Finalmente riesce a beccarlo. E inizia una lotta. Non trova un toro mansueto, non trova un toro che si fa subito prendere e riportare a casa, ma trova un toro bizzarro, un toro che cerca ancora di scappare. Dopo la lotta, alla quinta tappa, finalmente riesce ad addomesticare il bue. L'ha colto, l'ha agguantato, l'ha calmato, l'ha addomesticato e lo riconduce verso casa. Quindi vedete, di 10 tappe è già alla quinta che il toro viene catturato, potremmo dire che l'illuminazione viene raggiunta. Siamo a metà del percorso e in un certo senso ci sembrerebbe che la storia sia già finita, cioè l'obiettivo è stato raggiunto. Invece la sesta tappa mostra il vaccaro che non solo torna a casa conducendo il bue, ma lo cavalca, ci sta seduto sopra, cioè si è in un certo senso fuso con esso. Non c'è più dualità tra il bue e il bovaro, tra l'allevatore e il suo animale. Sono in armonia. Maria che è totalmente in uno con la cosa, che prima era esterna. Credevamo che fosse altra da noi, distinta, distante. Una volta che l'abbiamo catturata, domesticata, scopriamo che è tutt'uno con noi. Sesta tappa. Torniamo a casa e cosa succede? Non c'è più il bue. Vedete, di queste 10 tappe, in realtà il bue compare solo in quattro. Nella terza, nella quarta, nella quinta e nella sesta tappa. Una sesta immagine. Alla settima immagine il bue, il toro, è stato trasceso. Una volta tornato a casa, ecco, vi ricordate quando Eckhart diceva: dopo la volontà sensibile e la volontà razionale, la volontà eterna è la volontà che è come un essere a casa propria. Lo scava lì dove sei. Hai fatto il giro del mondo, sei andato in cerca del toro, l'hai domato, l'hai catturato e portato a casa. Adesso sei ritornato al punto di partenza e sei dove veramente dovevi essere e non potevi non essere. E non hai più bisogno del bue, perché essere a casa è quello che veramente in realtà aveva senso fare, il luogo in cui dovevi essere. La tua libertà coincide con la tua necessità. Sei lì dove sei, dove tu stai.
Ma anche questa non è la tappa finale. L'ottava figura, e a questo livello terminavano inizialmente le figure. Nella tradizione più vicina al taoismo era questa l'ultima tappa, il vuoto. Sia il toro o il bue, sia il sé o l'ego trascesi. Non c'è più né io né altro dall'io, né soggetto né oggetto, né samsara né nirvana, né luogo del dolore, degli attaccamenti, né liberazione, né gioia o illuminazione. C'è vacuità, c'è lo sfondo, l'abgrund di Eckhart. Nel buddismo Zen successivo si aggiungono altre due tappe, altre due figure. Questa non è l'ultima dimensione. Questa sarebbe ancora una dimensione legata a, potremmo dire, una dimensione solo contemplativa che non ha superato se stessa, ritornando all'origine primigenia di tutto. La nona figura mostra un ritorno alla sorgente, questo è il titolo che viene dato all'immagine, che mostra, e qui è proprio lo Zen, come dire, puro, questo incontro con la natura come dimensione originaria delle cose. Non c'è nemmeno la chiusura nel monastero in cui si fa Zazen, in cui c'è l'incontro con lo sfondo, ma si può di nuovo tornare nella natura e incontrare nella natura quello sfondo vuoto che accoglie tutte le cose. Questo potrebbe essere un finale, diciamo, completo, ma è ancora la penultima immagine, perché l'ultima, ed è qui che appunto mi viene in mente il rapporto con il passo di Eckhart, quando dice appunto, quando Maria sedeva ai piedi di nostro Signore, imparava, perché ancora era a scuola e imparava a vivere. Ma dopo, quando Cristo fu asceso al cielo, quindi Cristo se ne deve andare, Cristo ascende al cielo, e è allora che giunge lo spirito, quindi quando non è nemmeno più attaccata a Gesù, non deve avere Gesù di fianco e ascoltare le sue parole, perché Gesù è sceso al cielo e lo spirito soffia libero, soffia nella natura, potremmo dire, allora Maria cominciò a servire. E allora quando noi, dopo aver incontrato il vuoto nella natura, riusciamo a sentire questa dimensione primigenia, ecco l'ultima immagine. Ritorniamo al mondo. Il giovane Vaccaro è diventato, e qui c'è un'immagine che mostra un anziano e un giovane. Non si capisce se l'anziano è il giovane Vaccaro invecchiato che incontra un nuovo giovane che ha il, come dire, il compito di iniziare una nuova ricerca, come spesso le storie iniziatiche dei maestri di arti marziali finiscono così: uno fa tutto il suo percorso, diventa grande guerriero, scopre che non deve combattere, non c'è nessuno da combattere, diventa vecchio e diventa il maestro che incontra un nuovo discepolo, e il nuovo discepolo ricomincia il giro. Ma qui spesso anche l'immagine accompagnata dalla frase entrare nel mercato, quindi nel mercato non in un tempio, non in un luogo pieno di incenso, ma in un luogo dove c'è anche un commercio di persone, di cose, dove ci sono anche magari dimensioni di contrattazione, c'è tutto quello che la vita quotidiana, ordinaria, presenta. Entrare nel mercato a mani aperte oppure a braccia allargate, come dire, io entro avendo qualcosa da dare e chiedendo qualcosa, chiedendo di ricevere qualcosa. La mano aperta, quando si entra al mercato, è posso offrire e posso chiedo di ricevere. Oppure a braccia allargate vuol dire che io non respingo nulla, ma accolgo. Mi faccio parte, mi riconosco anche parte di questo commercio ordinario, non sono scisso, avulso dal mondo, non sono una persona elitaria, snob che ha raggiunto il vuoto, che è tornato alla sorgente e che semplicemente resta lì assisa in meditazione, ma accolgo la vita nel suo darsi anche storico-sociale, mi verrebbe da dire.
Fermarsi al ritorno alla sorgente sarebbe un incontrare il divino nei fiori, nelle piante, e magari però rifiutare di incontrarlo nella difficile e molteplice natura umana, che talvolta, in genere, spesso fa soffrire più di quello che fanno soffrire i fiori e le piante. Ma queste tre, queste ultime tre immagini, in realtà, è come se fossero tre figure di un'unica cosa. Anche qui possiamo, siamo da una dimensione trinitaria, tre immagini di uno. Non è che ci sia una successione cronologica. Prima raggiungo il vuoto, poi ritorno alla sorgente naturale e poi vado in società. Ma queste cose stanno sempre insieme. C'è lo sfondo vuoto, indicibile, ineffabile. C'è, potremmo dire, quello che lo Zen dice in modo molto forte, questo rapporto con la natura di Buddha nella dimensione della vita naturale, e c'è questa cosa che invece l'Occidente, il cristianesimo, ha detto in modo forse più esplicito, la dimensione